Ciao. Allora, è la seconda volta che faccio questo video perché non riesco a parlare oggi. Vediamo se adesso riesco. No, non sto riuscendo comunque. Però vediamo se almeno riesco a farmi capire, perché quello di prima era veramente una cosa allucinante. Allora, prodotto. Ho un prodotto no. Il prodotto no è la lozione detergente alla zolena della fitocose. Vi leggo cosa c'è scritto, poi ne parliamo. Allora, lozione struccante alla zolene. Soluzione struccante a base di acque distillate per lo strucco del viso e della zona perioculare. Per un corretto uso della lozione è importante attenersi alle seguenti indicazioni d'uso: bagnare un batuffolo di cotone con la lozione, lasciarlo in posa qualche secondo appoggiato sulla palpebra, indi procedere allo strucco. Solo così funziona anche sul mascara. Allora, come mi trucco io? Io gli occhi li trucco, li carico abbastanza quando mi, le poche volte che mi trucco, devo dire la verità che li carico tosti, però non uso trucchi waterproof, cioè uso tutti i trucchi eco bio, c'è la mascara della Benecol, la matita della Benecol, gli ombretti minerali, quindi non è che uso trucchi che non vengono via. Questo qui tira via l'ombretto, ma il mascara lo tira via dignitosamente, ma la matita sotto c'è da sfregare tanto, e io sinceramente di mettermi a sfregare negli occhi non mi va. Se è vero, se non lo lasciate in posa a dischetto non viene via niente, ma se lo lasciate in posa comunque dovete andare a sfregare lo stesso, perché il trucco non viene via tutto. Quindi, ciao ragazzi, io non posso promuovere uno struccante che devo sfregare. Mi dispiace perché ragazze, io sapete che fitocose io la adoro, però purtroppo quando un prodotto non va bene lo dico, questo insomma deve essere chiaro, cioè io sono sincera, se non mi piace può essere fitocose, può essere qualunque cosa, ma non mi è piaciuto. Lo sto usando per togliere il trucco sul viso adesso. Che poi il trucco sul viso, il mio, sono di tinta minerale che potrei tranquillamente togliere con qualsiasi cosa. Il problema è che voglio finirlo. In più mi ha bruciato gli occhi. Questo è un problema mio, cioè, nel senso che io si vede che sono allergica, ma questa è una cosa, chi mi segue ormai lo sa che c'è questa problematica, non è una novità. Mi ha gonfiato l'occhio e mi bruciava, quindi si vede che sono allergica a qualche componente all'interno, quindi non lo uso più, anche se non strucca. Perché alla fine, se non mi avesse fatto allergia, l'avrei usato per finirlo, però nel momento in cui mi crea il problema lo uso nel viso e amen, cerco di finire alla svelta. Non ve lo consiglio, sono sincera, non, costa anche 7 euro, non è neanche, cioè usate l'olio, è molto meglio. Mi dispiace, però è così, non so cosa fare. Allora, questo era l'unico prodotto no. Prodotti nì non ne ho, cioè ne ho e non ne ho, cioè. No ragazzi, non ce la possiamo fare. Allora, cominciamo da questo qua è un prodotto nì perché non mi metto a recensire il deodorante, perché è mio amoroso quando gli ho detto che facevo la recensione del deodorante si è messo a ridere, mi fa: ma davvero tu consiglieresti il deodorante a qualcuno? Io faccio: assolutamente no, dico solo il mio punto di vista, perché io non sudo, cioè non sudo, cioè, quindi non so se dirvi se funziona o meno. Cioè, ci sono dei deodoranti che mi fanno sudare, ma mi è capitato in passato di usare un deodorante che mi faceva sudare, cioè una cosa incredibile. Comunque vabbè, questo qua è quello dell'Alva, è Roll-On, quello cocco e limone. Allora, io ci ho messo tipo dei mesi a guardarmi tutti gli incensi deodoranti possibili per trovarmi un deodorante che non contenesse alcol, semplicemente perché io mi depilo con la lametta. Allora, mi depilo con la lametta, appunto, cioè non tiriamo su, qui la lametta, qui la lametta, no, io mi depilo con la lametta, appunto, cioè se voi non vi depilate fate la ceretta, io condivido il vostro pensiero, per carità, però vedo che qui quelle che si depilano con la lametta le massacrano. Cioè, non è un problema, io mi trovo bene così, ognuno fa quello che vuole e quindi calma e sangue freddo. E quindi dopo che mi sono depilata, se metto un deodorante con dell'alcol, qualcosa brucia, e quindi cercavo un deodorante senza alcol. Unico problema è che questo qua c'ha il limone.
cioè voi non potete capire il bruciore di questo deodorante, cioè io non so, non, cioè brucia, secondo me l'alcol brucia meno. Comunque faccio tipo quei 10 secondi di sofferenza profonda, però dai, devo finirlo. Ho sentito delle ragazze che ne hanno parlato male, che dicono che non dura, il profumo è molto buono, quindi insomma, ni, questo è ni. Poi, questo è un prodotto, sì, che però non ricomprerò. Questa qua è la crema mani unghie e il burro di karité della Fitocose. Allora, innanzitutto è una piccola pecca, che vabbè, è una cosa che io ci posso passare su tranquillamente, però ve la dico. Se voi mettete in borsetta questa crema, si romperà tutta, perché il tubetto, non so di che materiale sia, però sono quei tubetti che si spaccano, tipo creme da farmacia, mi viene in mente la gente limbeta, quella cosa lì. Se non la mettete dentro la scatolina di cartone si spacca tutta in borsa, quindi dovete metterla dentro la custodista, però vabbè, alla fine chi se ne frega, cioè, non ne può fregare di meno. La crema è una crema molto buona, idrata molto, le unghie è vero, le unghie mi piace molto perché le lascia belle lucide, non so se si vede comunque, vabbè, come sono diventate lunghe le mie unghie, guardate come sono diventate lunghe le mie unghie, grazie al mio letto. E quindi è un prodotto sì, non la diventa ni semplicemente perché sai, io ho quella della Desativa che per me è il massimo, quindi questa qua non ha i suoi livelli, tutto lì, però insomma come crema mani è buona, quindi è un po' più unta di quella della Desativa, forse unge un po' di più, però a me la crema mani unta è una che mi dà fastidio, mi piace la bella crema corposona nelle mani. Allora, poi adesso abbiamo tutti i prodotti, sì, wow. Allora, crema fluida, idratante e profumo di sandalo, Fitocose. Allora, cominciamo ad alzare la povera Fitocose che ho massacrato. Ah, ragazzi, io la amo, però insomma se un prodotto non va ve lo dico, non è che posso sempre dirvi che va bene anche se non è così, no? Questa è la crema fluida, idratante e profumo di sandalo. Queste creme mi piacciono un casino. Allora, ne ho provate altre. Sono molto idratanti, molto, ma davvero, si assorbono subito, facilmente, non dovete stare ore a star lì a spalmare, che è una cosa che non sopporto. E poi i profumi sono molto delicati, qualsiasi profumazione andate a prendere. Questa qua di sandalo, deve piacere il profumo di sandalo, logicamente, però non è un sandalo molto... di quelli molto pesanti, scusate, ho le gambe incrociate. Ah, mi si è un po' micolata una gamba. Scusate, ma ho già fatto questo video anche prima, quindi è tipo più di mezz'ora che sono con le gambe incrociate, non ce la faccio più. Vabbè, dovrò imparare a studiare i video, questa è una cosa che dovrò mettermi di impegno e imparare a fare. E quindi niente, mi piace un casino. Queste creme mi piacciono tanto, costano poco perché costano sugli 8,50 euro, quindi 200 ml. È scritto qua, è fantastico, provatela, secondo me ne vale la pena. Un altro prodotto di Fitocose che devo dire finalmente, è lo Yalus Ice. Abbiamo trovato un contornocchi Fitocose che va bene. Allora, questo qua è un contornocchi molto corposo. Vedete? Non si sposta. Però allo stesso tempo, una volta che lo mettete sull'occhio, si assorbe velocissimamente. Quindi è anche ottimo come base trucco, idrata sufficientemente ed è un prodotto che mi piace moltissimo. Se non avessi scoperto quello là della Via Desativa che ha quel profumo là di vaniglia, che a parte il fatto che funziona, che è un buon contorno occhi, però insomma io quando mi metto quello là la sera, sento quel profumo, mi viene tipo crema pasticcera vanigliata, mi tira sul morale. Questo qua c'è un profumo normale, però dai ragazzi, il prodotto è valido, costa la metà e non c'è niente da dire, quindi vedremo se lo ricomprerò, ma vedremo mai. Un altro prodotto, questo è un Eco Bio, questo è il profumino Rolon Papavero Soave dell'Erbolario.
ragazzi, mamma mia, cioè io questo profumo lo adoro. In più ho guardato anche la linea, tipo la crema corpo così, e non è, e ha dei buoni, un buon inci, quindi cioè. Il profumino dura una vita, cioè tipo lo mettete la mattina, fate la doccia, il giorno dopo ce l'avete ancora, cioè, siamo a questi livelli, quindi figuriamoci, è fantastico, cioè c'è poco da dire, c'è anche il profumo con la spruzzo, può darsi che lo comprerò perché mi piace un casino, cioè veramente questo profumo, cioè, è molto dolce, attenzione, quindi se non vi piacciono i profumi dolci eliminatelo. Però se vi piacciono i profumi dolci, passate davanti a un'erboristeria, visto che Erbolare è ovunque, annusate, vi prego, annusate, perché ne vale veramente la pena. Adesso io non so se la crema corpo, perché non sono andata a annusarla, perché adesso non devo comprare. A parte che costa 17 euro, che è una cifra esorbitante, per 200 ml di crema. Comunque potrei anche forse chiudere un occhio, però non in questo momento, perché ho altre cose da smaltire adesso, quindi non ci vado perché so già che se ci vado a rischio di comprarla. Quindi non so se la crema corpo ha il profumo così persistente, così buono, magari un po' più delicato, però insomma, cioè, l'Erbolaro non mi piace, ma con questa linea direi che ha preso qualche punto in più. E un altro prodotto, questo qua è un campioncino che mi ha mandato Emma, che la saluto. Hanno un suo giveaway, Emery Purling. No, ragazze, per carità, non mi fate pronunciare a me queste cose. Abbiate pietà di me. Allora, questo è un rossetto, un campioncino di un rossetto che devo dire un campioncino veramente buono, buono, buono. C'è un sacco di rossetto dentro. L'ho testato. Sono andata a ballare una sera e una sera sono andata a cena. Allora, quando sono andata a scena, logicamente non è durato, ma non è che avevo delle pretese particolari. Quando sono andata a ballare, invece, ho visto che è durato parecchio. E mi piace molto, il colore è bellissimo, mi dona anche. Chiariamocela, secondo me mi sta molto bene. Molto bene. No, me l'hanno detto anche gli altri, non dico solo. Anche se io non è che sono un gran amante del rossetto per diversi motivi, preferisco caricare gli occhi e alleggerire le labbra, però ogni tanto rosso mi piace, soprattutto quando vado a ballare. E quindi niente, ragazze, io non so questi prodotti, adesso devo andare a vedere, non ho ancora guardato bene dove si trovino e dove non si trovino, però non, secondo me non è una cosa facilmente reperibile come al solito. Comunque questo qua è Celebrity Red 54, bellissimo colore. Veramente, veramente bello. Niente, questo è tutto. Sono sopravvissuta a questo video perché oggi è veramente una cosa allucinante. E niente, io vi mando un bacione grande e al prossimo video. Ciao, ciao, buona giornata a tutti.